No, bellissimo. Buongiorno a tutti e prima di tutto ringrazio il generale che mi ha tolto buona parte del lavoro perché è stato chiarissimo nello spiegare cosa celebriamo oggi, perché è un momento importantissimo. Permettetemi, vorrei ricordare anch'io Nassiriya, perché sono stato uno dei pochissimi fortunati in un dramma ad essere andato proprio poco dopo, per il ruolo che avevo allora, nel trovare a portare un saluto ai nostri militari che avevano subito questo, e nostro paese, questo drammatico evento che si è ripetuto in questi giorni in forma meno dura ma sempre molto molto drammatica, e ci ricorda quanto l'Italia abbia anche un grande cuore nonostante tutti i problemi che abbiamo, un po' ce li creiamo anche da soli, però è un momento di ricordo importante. Questa sala ce lo fa ricordare ancora di più. Vorrei naturalmente portare prima di tutto a voi i saluti del Presidente e del Direttore, Laporta e Bratti, e in questa giornata dove si celebrano i 20 anni, si celebra ancora di più un'altra cosa, sentendo le parole, perché le convenzioni, gli accordi fatti sono pagine e pagine, ho cercato di leggermeli, non li avevo, sono sincero, visti nel dettaglio, dimostrano che sono 20 anni di collaborazione, e secondo me questa è la parola più importante in un mondo dove si lavora molto più a dividere che a unire. ISPRA è da 20 anni che si occupa di queste attività di verifica sulla discendenza per accertare gli esemplari CITES, che gli esemplari CITES non derivino da attività di importazione illecite, perché qui c'è anche tutto il tema di illegalità. Molte volte, parlando prima, dicevo, noi abbiamo a cuore il nostro mondo, i temi ambientali, i temi della tutela della fauna, degli animali, però ci dimentichiamo che dietro c'è un'illegalità che è fortissima, da quello che mi dicono, ma l'arma sarà molto più precisa, sono a livello, cifre che sono a livello del traffico di droga, della prostituzione, tutto, sono cifre molto importanti che oltre tutto fanno un danno enorme al nostro modo di convivere, alla nostra comunità, al nostro ambiente, perché un altro inciso che faccio, l'ambiente è importante, ma scusatemi la provocazione, io potrei anche dire che l'ambiente non lo amo, ma sarebbe stupido non tutelare l'ambiente, la fauna, perché ci dobbiamo vivere noi dentro. E un essere umano che non ama vivere in un ambiente, in un posto bello, vuol dire che non ama se stesso. Dunque abbiamo, al di là del rapporto di affetto più o meno forte che può avere qualcuno, ognuno di noi con gli animali, con l'ambiente, abbiamo un dovere verso noi stessi e verso i nostri figli, ai quali lasceremo questo mondo. Una giornata che vuole celebrare l'attività svolta, ma anche mettere in luce, come già stato detto, la collaborazione e la sinergia che la caratterizza. Il supporto del Ministero dell'Ambiente, è stato ricordato, che oltretutto finanzia queste attività. La collaborazione con i carabinieri forestali, che svolgono un'attività importantissima di controllo e un ruolo primario e fondamentale nel processo necessario per la verifica delle discendenze. E questa interazione con la Commissione Scientifica CITES, l'organo scientifico di supporto all'autorità di gestione che è del MAT. Si vuole ricordare anche l'attività di ricerca a livello nazionale, non direttamente coinvolte nel processo, ma che hanno un ruolo fondamentale per il miglioramento delle attività con l'ampliamento delle conoscenze scientifiche. Vogliamo valorizzare le sinergie ed il continuo scambio con i ricercatori delle università italiane. E anche qui si continua a parlare di sinergie, mettere insieme e non dividere. Vogliamo mettere in luce anche le strutture che detengono queste specie CITES. Oggi sono qui rappresentate da quello che mi dico del Parco Natura Viva. E per la loro qualificata professionale e per il ruolo chiave che hanno nella conservazione delle specie, nei progetti di reintroduzione e nella costituzione delle biobanche. Un'altra, come posso dire, è una struttura, un organo importantissimo, perché oggi senza banche dati non si va da nessuna parte,
E oggi anche in questo campo l'Italia, come è stato detto, ci ha messo tutto l'impegno, è sicuramente all'avanguardia. Oggi vogliamo ricordare e celebrare un importante traguardo, ma questo, come deve essere sempre per chi guarda avanti, deve essere un punto di partenza per lavorare e migliorare ancora le attività. E tutti i dibattiti di oggi, la tavola rotonda e tutto, saranno utilissime per valutare e impostare le strategie per il futuro. Ci sono temi come il commercio illecito che necessitano di essere contrastati con un approccio sinergico, tutti insieme, in cui scienza e attività ispettive siano di reciproco supporto. Su questo devo dire, faccio un inciso per quanto riguarda casa nostra, ISPRA, sono convinto che negli ultimi anni già ha fatto enormi passi avanti proprio per unire, ma più che altro per rendere sinergiche questi due tipi di attività. E poi c'è il nuovo sistema nazionale, che secondo me è un altro passo avanti per una valutazione omogenea delle situazioni, perché ogni tanto qualcuno andava per la propria strada, invece è necessario anche dare certezza avendo delle strade che spiegano ai cittadini che si fanno le valutazioni, poi le interpretazioni sono quasi sempre omogenee, ci sono sicuramente delle differenze dovute alle situazioni, ma bisogna dare certezze e questo serve moltissimo. Bisogna anche sottolineare, altro tema toccato dal generale, importantissimo, come la divulgazione e la comunicazione siano strumenti indispensabili. Io mi occupo anche di altri temi e faccio anche un po' fatica a trovarmi in un paese, ma in un mondo dove molte volte si discute tanto, si litiga, ci si contrappone senza aver valutato le cose, senza avere, e il cittadino capisco che certe volte fa fatica ad andare, ma noi dobbiamo fare uno sforzo enorme, specialmente come state facendo sui giovani, ma sul cittadino, per dare informazioni corrette, ma sempre più informazioni, in modo che non sia trainato da chi urla di più, ma possa anche lui, nel piccolo, in base alle conoscenze che ha, farsi un'idea di quello che va a giudicare e che domani andrà anche a valutare. Dunque l'informazione e la comunicazione sono importantissime, così come la formazione. Ci sono gli studenti dell'Istituto Superiore Maiorana di San Lazzaro di Bologna, io sono di Parma, dunque siamo a due passi, che presenteranno la loro esperienza attraverso un video racconto delle attività alle quali parteciperanno al premio Storia d'Alternanza. Le sinergie e il coinvolgimento possono e devono essere lo strumento utile per superare le difficoltà e migliorare l'attività del nostro lavoro. Questo, nel mio breve saluto, volevo dirvi e vi dico una cosa. Come ripetevo, l'ho anticipato, sembra che viviamo in una società dello scontro. Noi dobbiamo lavorare per ragionare, dare soluzioni a lungo termine, perché purtroppo oggi molte volte si danno soluzioni a brevissimo termine, poi saltano fuori anche le norme. Lei ha fatto un riferimento simpatico ma anche triste, perché io ho fatto il parlamentare a lungo, ma ho sempre lottato senza riuscirci contro questi continui riferimenti, perché il generale ha gli strumenti e le competenze per capire. Io non conoscevo la legge, ma avendo avuto incarichi al Ministero sapevo tutti questi rapporti, ma un cittadino che va a leggersi e là, nell'altra legge ci sarà un altro rimando con un altro rimando, dunque la chiarezza... C'è anche una norma per semplificare. Non è mai... Però dico, noi, chi ha a cuore lo sviluppo del Paese e la crescita dei giovani deve lavorare su questa strada, migliorare la qualità della comunicazione e dell'informazione, anche con eventi importanti. Io ricordo qualche anno fa, quando facemmo al Circo Massimo quel evento sull'Avorio, che ebbe una risonanza importante, e noi tutti che abbiamo un qualche ruolo, quando siamo di qui, non dobbiamo chiuderci, ma dobbiamo spiegare agli altri quello che succede, quello che fanno i carabinieri, quello che fanno le istituzioni in questo campo. È importantissimo perché, come dicevo, oggi si preferisce lo scontro, ma non bisogna generalizzare. Per fortuna, e oggi voi ne siete l'esempio, c'è anche una parte, non di paese, perché tutto il mondo è paese, ma di mondo
che collabora, lavora per costruire un futuro migliore. Se riusciremo a imporre questa strada, sicuramente potremmo tutti dire che abbiamo messo il nostro granellino per migliorare la vita non a noi, ma ai nostri figli e a tutte le nuove generazioni che speriamo che su questa terra durino a lungo. Grazie.